cominciato a scrivere pensando alla realizzazione di un album, ho cominciato a scrivere semplicemente perché ne avevo bisogno. Queste idee musicali erano appunto un po' spaiate, no? Anche come diversificazione stilistica. Tant'è vero che Time Up è l'unico swing del disco e probabilmente non rappresenta proprio, come dire, pienamente il colore del disco, che è un disco un pochino più bucolico, un pochino più lunare, un pochino più nascosto, diciamo, tra le righe. È un disco appunto vecchio e nuovo nello stesso tempo. Con i musicisti che ho avuto la fortuna di ospitare in questa registrazione è totale. Gli arrangiamenti sono veramente venuti in loco, sono nati in studio. Io ho portato soltanto la mia musica e insieme a loro abbiamo fatto il resto. I brani sono appunto molto diversi e sono un compendio musicale e umano di anni di vita vissuta. E chiaramente quando poi ho cominciato a pensare al concept ho iniziato ad unire i vari pensieri. Alla fine la scelta è stata proprio una scrematura e una summa, insomma, delle mie idee musicali. Ci sono alcuni pezzi ai quali sono abbastanza legato. Sicuramente il pezzo di apertura del disco, The Gloom, è un brano che mi rappresenta molto. È un po' un brano della ripartenza. È un viaggio musicale pieno di colori diversi e di sfumature diverse. Altri brani ai quali sono particolarmente affezionato, uno di questi è North Wind, e mi è stato ispirato dalle sferzate del vento del nord che quando si sta vicino alla Sprea a Berlino sono assolutamente gelide e perentorie. Porta con sé un messaggio di proiezione verso il nuovo. Così come A Rainy Day, che rispecchia una solitudine non negativa, ma una solitudine di ricerca, di introspezione,
di comprensione del sé. Il disco è il risultato di anni di ricerca musicale, di scrittura, di idee messe lì, buttate giù un po' alla volta. Non ho scritto perché volevo fare un disco, ma ho fatto un disco perché avevo scritto. Thank you.